Ci troviamo nella Fondazione Palmieri, in questo splendido sito, al termine di una bellissima serata organizzata da Festinamente, Ali di Donna, Tre Donne in Scena, un'idea di Gabriella Margiotta, Mariella Costinacchio e Carolina Bubbico, che hanno fatto rivivere con grande intensità le emozioni e le storie di un'artista famosa, Frida Kahlo, e di una ragazza, Chiara, con una storia bellissima. Il tutto appunto raccontato da loro tre con le note di Carolina, con le sue musiche. Serata che ha avuto un grandissimo successo e ancora molto forte la commozione che ha suscitato. E chiedo a te, Gabriella, che hai scritto, diretto e interpretato il testo originale, come ti senti al termine di questa serata? L'emozione più forte è passata, perché ce n'era tanta mentre facevo il pezzo. Adesso l'adrenalina si sta abbassando e c'è la grandissima soddisfazione di un successo di pubblico, perché di gente ce n'è stata tanta. Io mi auguro che ognuno di loro vada a casa con quello che io ho cercato di trasmettere, cioè la mia verità. Io sono anche un medico, oltre ad essere un'attrice, e ho visitato una persona affetta dalla patologia di cui ho parlato. Da lì poi ho costruito intorno una storia che non è la sua storia, però io credo che in ognuno di noi la possibilità di dare una speranza a chi non sta bene, dare una speranza a chi magari ha dei grossissimi problemi e deve riemergere, io mi auguro questo di aver trasmesso. Fin da piccola correre è stata la mia passione. Alle medie del liceo ero sempre la prima nelle gare, sempre la più veloce. Fregavo anche i dischi. Le mie amiche sempre a parlare di rossetti, di feste, di ragazzi. Ma io no, io sempre in pista. Cioè non che i ragazzi non mi interessassero, ma io sempre in pista. Le ali ai piedi. Torno quindi al nucleo centrale di questo racconto. L'artista famosa era Frida Kahlo, che tutti conoscono per essere stata una grande pittrice, ma anche una donna che ha sofferto tantissimo, ma che ha sempre cercato di trovare una ragione per continuare ad andare avanti. E Mariella Costinacchio, storica dell'arte, in questo caso si è trasformata e tramutata con grande bravura in lettrice e attrice nello stesso tempo. Allora, che sensazione hai avuto nel leggere i brani tratti da questa donna straordinaria? Conoscere la pittura di un artista di fatto ti fa entrare nell'intimità di questa persona, e non era ovviamente la prima volta che io conoscevo il diario, le sue scritture e la sua biografia così faticosa, così dolente, però naturalmente trasformarmi in una lettrice, e non solo una lettrice, meditare sulle sue parole, viverle sulla mia pelle e anche grazie a Gabriella interpretarle, addirittura recitarle, è stata per me veramente un'esperienza importante, perché c'è una forma di identificazione, questa volta veramente con le parole di chi le ha scritte, e quindi anche con questa evoluzione, questo successo e queste continuo credere in qualcosa che ha accomunato poi Frida, che credeva nella pittura, e Chiara, che credeva nella corsa. Quindi le ali di queste donne che di fatto si sono unite in un battito comune. La mia notte è come un grande cuore che pulsa. Sono le 3:30 del mattino. La mia notte piange e il cuscino diventa umido e freddo. La mia notte è lunga e sembra tesa verso una fine certa. Il mio corpo vorrebbe. Diceva Ain, dove finiscono le parole inizia la musica, qui in realtà era un continuo alternarsi bellissimo, grazie a Carolina Bubbico, che ha fatto da trade union appunto tra le parole di Gabriella e di Mariella, e ha dato la sua parola musicale. Allora, Carolina, che sensazioni hai avuto e come l'hai vissuta? In un certo senso siamo approdate alla serata di stasera più sicura di tutta la performance, e ho sentito questo, ho sentito legame e ho sentito una certa armonia tra di noi. Quindi mi ritengo personalmente molto soddisfatta. Credo che ci sia stata una bellissima risposta da parte del pubblico. Per me è stato molto formativo, perché
Io lavoro chiaramente con musica e testi, no? Perché avendo a che fare con la forma canzone devo indubbiamente confrontarmi con questo, però lavorare sulla musica che sia appunto da legame a un testo teatrale è ben diverso, quindi è stato molto molto interessante per me. Io ringrazio Gabriella e Mariella per avermi grazie coinvolte. L'ha fatto eccezionalmente direi, e quindi va benissimo così. She cried, may his delay.